Qui siamo nel pieno della città romana, dell'antica città romana. Come dicevo prima, i limiti sono, diciamo, più o meno tra l'attuale zona del Duomo e la zona di Madonna delle Grazie, e qui sapevamo già dagli scavi degli anni 60 che erano emerse una serie di strutture riferibili all'epoca romana, nello specifico per lo scavo del palazzo che è qui di fronte, diciamo il palazzo della farmacia Lucangeli. Adesso qui abbiamo individuato, complice la necessità di un approfondimento per la rimozione della conduttura del gas, una serie di strutture riferibili probabilmente a un edificio abitativo, una casa, una domus, con dei pavimenti a mosaico di diverse fasi. Allo stato attuale stiamo puntualizzando la cronologia, ma sicuramente c'è un pavimento più antico che sembra riferibile alla fase medio-tardo repubblicana, ovvero siamo nei secoli che vanno dal III e il I avanti Cristo e poi strutture successive. È molto interessante perché per fortuna il deposito archeologico si è conservato in tutte le sue fasi, quindi da quelle romane a quelle più recenti, basso medievale e poi moderne, e della parte romana si sono conservate non soltanto le pavimentazioni ma anche le strutture murarie, in parte fatte di terra, quindi molto fragili, ma decorate con intonaci dipinti che adesso andremo nei prossimi giorni a riscoprire. È uno scavo che quindi va avanti e magari sarà fruibile anche alla cittadinanza in un futuro. È il vostro auspicio? Allora, l'auspicio innanzitutto è la raccolta del dato e la corretta conservazione delle strutture. Le strutture che sono state sottoterra si sono abituate a un clima di un determinato tipo. È comunque uno shock tirarle fuori dalla terra e noi dobbiamo garantirne la conservazione e la tutela. La valorizzazione si può fare in tanti modi, lo dicevano prima il sindaco e l'architetto Cristina Collettini, il nostro sovrintendente. Il primo atto di valorizzazione è mettere la cittadinanza a conoscenza di quello che stiamo facendo, e quindi il 16 di giugno, nell'ambito del giornata europea dell'archeologia, apriremo il cantiere alla cittadinanza, che potrà prenotarsi perché il posto è poco, quindi dobbiamo garantire delle turnazioni con un numero specifico di persone, ma cercheremo di garantire la massima fruizione del sito alla cittadinanza per spiegare quello che stiamo facendo. In realtà l'indicazione di tutela da parte della sovrintendenza va nell'ottica di andare a ricoprire e quindi di concludere il progetto così come inizialmente era stato previsto, fermo restando che ci sarà tutta un'attività, come dicevo prima, di ricerca, di pubblicizzazione, di comunicazione e di testimonianza di questa scoperta e della storia della nostra città. Noi proveremo ad andare anche nella direzione della valorizzazione, quindi ci siederemo con la sovrintendenza e vediamo quali sono le soluzioni possibili, tecniche, e nel confronto anche con la comunità e la cittadinanza, che credo sia molto importante perché parliamo di un'area del centro storico sensibile e che ovviamente richiede anche un confronto con tutta la comunità.